Senta, volevo chiedere, sono in tanti a sostenere che lei, sin dal suo arresto da parte della Guardia di Finanza nel 75, continua a dirigere, dicono, dal carcere la famiglia dei Corleonesi, attraverso, dicono, anche i suoi fidati Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Lei lo sa chi lo dice, quindi... Con quale canale? Con quali mezzi? Io mi ricordo che Luciano Liggio disse vieni. Io ho questa foto di lui che fa vieni, con lo sguardo così, vuol dire vieni che ti faccio festa. Pensa tu come si sentivano loro a essere fotografati da una donna, non solo a essere fotografati, ma da una donna. Questi mafiosi di quell'epoca erano così pieni della loro autorità. Io ricordo Luciano Liggio, quando entrò per la prima volta in tribunale, cioè il poliziotto sembrava il criminale, c'era lui che portava avanti il suo corpo, erano in catene tutti. Lui va così avanti, a testa alta, che sembra proprio il padrone del tribunale. Io tremavo, ho solo uno scatto un poco fermo, poi ho tutte le fotografie che tremo, proprio tremo, no di paura, di emozione. Perché questi boss davano una sensazione di potere crudele e tu li stavi sfidando. E io tremavo, io sentivo che stavo facendo una cosa che se lui poteva mi avrebbe ammazzato.